Buonasera, per le nostre videoregistrazioni abbiamo stasera niente poco di meno che Gigi Pavarese, neo direttore della Nocerina Calcio. Pronto Gigi, buonasera. Ciao Mario, buonasera. Innanzitutto complimenti per questo nuovo incarico che sicuramente porterà luce ai rossoneri della Nocerina. Sono sincero. Ti ringrazio di cuore. Tempo che eravamo praticamente al palo, e quando è arrivato l'invito della Nocerina attraverso il mio amico fraterno Mariano Grimaldi, che era stato incaricato dal comitato per la salvezza della Nocerina di organizzare lo staff, di organizzare l'aspetto tecnico della società, e ho accettato veramente con grande entusiasmo, e certo di poter dare un contributo importante per la rinascita del calcio a Nocerino, perché si era arrivati ad un passo praticamente dalla cancellazione, non vedere più calcio professionistico, almeno per questa stagione, a Nocera, e veramente il sacrificio di 30 imprenditori a cui si sono stretti attorno i tifosi, l'intera città, e la mobilitazione che c'è stata in pochi giorni ha fatto sì che quanto diciamo il patrimonio costruito negli anni non andasse a disperdersi. È chiaro, adesso diciamo un ambiente molto sano che ha capito quelli che sono stati i problemi, sa che certamente non possiamo assolutamente pensare di poter disputare un campionato ai vertici, un campionato da prima della classe, perché non abbiamo la disponibilità economica che hanno altre società, ma certamente avvisteremo una squadra di giovani, per lo più una squadra che sicuramente rappresenterà degnamente il popolo mosso, il popolo nocerino, e una squadra che avrà lo stesso carattere mio, la mia stessa voglia di rinascita, la mia stessa voglia di far bene, e ragazzi che hanno fame di successo, ragazzi che vogliono affermarsi. È chiaro che comunque qui sì, sicuramente ci saranno poi dei giocatori che faranno da chiocci, almeno uno per ruolo, comunque lo prenderemo di provata esperienza, l'abbiamo già fatto con il portiere, con Gragnanillo, quindi poi lo faremo anche negli altri settori cardini degli altri ruoli. Quindi ecco, sarà una Nocerina di giovane, una Nocerina che darà, una squadra che darà da filo da torcere. Quest'anno diciamo c'è il vantaggio tra virgolette che non ci saranno retrocessioni, ma nello stesso tempo comunque tutti vogliono far bene, noi soprattutto vogliamo far bene, non bene, anzi di più, e del resto io sono uno, dicevo ieri, che quando gioco a carte con mio nipote, anche adesso piglia tutto, devo vincere. Certo, Gigi. Senti, però voglio dire, le motivazioni è difficile andare a scovare, insomma, voglio dire, bisogna trovarle settimana dopo settimana, perché praticamente i ragazzi si possono adagiare sul fatto che il risultato poi è relativo, insomma, tipo primavera, voglio dire, ecco questo qua. Là c'è forse il grosso lavoro del tecnico, è il tuo. Ma ecco, vedi, anche la scelta del tecnico non è casuale. Fontana, che ha la sua prima esperienza da allenatore, anche se praticamente io da giocatore credevo di contenere tutti, anche perché ho giocato a Napoli, ma di contenere soprattutto la sua bagaglia tattica, era un po' diciamo l'allenatore in campo,
ed è uno molto molto meticoloso, uno molto molto preparato, e finalmente abbiamo avuto l'opportunità di poter lavorare insieme, finalmente, ecco, gli abbiamo concesso questa possibilità. Io, in passato ho già, in un certo qual senso, battezzato altri due allenatori che sono stati in passato miei calciatori, e mi riferisco a Moriero e Rastelli, che ahimè nel passato sono stati quelli che mi hanno tolto la Serie A degli errori sotto porta, mi hanno fatto perdere la Serie A, ma sono due allenatori che ho lanciato, e soprattutto Massimo Rastelli quest'anno ha fatto una cavalcata incredibile con l'Avellino, che è una squadra che tecnicamente era inferiore almeno 4 squadre del girone, ma ha dimostrato che con l'intelligenza, ma soprattutto con il carisma, come si crea una famiglia, e questa famiglia è riuscita praticamente ad avere la meglio su tutti. Questo grande merito di Massimo, che ha portato l'Avellino a ritornare nel calcio che conta. Certo. Gigi, tu sai, io conosco bene Nocera perché l'ho seguito ai tempi di Maglioni presidente, anche dopo. Il suo successore, il medico, e poi li conosco molto bene, sono più napoletani, anzi sono napoletani e non salernitani, loro ce lo tengono a dire. Ricordo che entrai in Nocera e c'era scritto: noi siamo 081, il prefisso telefonico. In particolare, cioè una battuta, io nella mia presentazione è arrivato un tifoso e mi ricordo, noi siamo conosciuti a Napoli, si ricorda, io ero quello che aveva la banana in curva, portava la banana in curva. Dico, ma veramente ricordo una partita con Verona dove c'erano 20.000 banane, sicuramente erano tra quei 20.000. Però voglio dire, per cui praticamente non a caso sei stato ben accolto, al di là adesso della tua esperienza personale e della tua bravura, ma non a caso sei stato accolto bene tu e Jimmy Fontana, proprio ex napoletano. Di Salernitana non c'è niente, mi sembra, in questa squadra. Questa è la dimostrazione di un ambiente molto, molto maturo. Io del resto sono rimasto molto colpito della correttezza e della sportività di questo pubblico, perché ero anche a farla apposta a venire a seguire di persona, diciamo, l'ultima gara della stagione scorsa, quella, diciamo, della semifinale di ritorno a Latina, dove una squadra come la Nocerina, che doveva, cioè alla fine del primo tempo, fosse andato in vantaggio con due reti di scatto, nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Lo scandalo perché erano ancora 0-0. Poi alla fine si è ritrovata fuori, si è ritrovata a perdere la partita e ad essere eliminata. Ecco, io quello che ho ammirato soprattutto la compostezza di questo pubblico, che ha praticamente arrotolato le bandiere, piegato le sciarpe, e con grande signorilità, con grande sportività, ha lasciato lo stadio di Latina e si è incolonnato, si è messo in macchina, si è incolonnato per la delusione e è tornato a casa, sapendo praticamente che la squadra forte come la loro, ben conscio che il fatto che la squadra forte come la loro, purtroppo era stata eliminata. Ecco, questo è un segno di grande maturità di questa tifoseria, di questa gente, che ha fatto sì che queste 30 persone facessero in modo che il calcio non sparisse a Nocera, e che comunque ci avvicinano. L'abbiamo stato ieri, diciamo, la presentazione di Fontana e anche mia, ci sono avvicinati dicendo: noi abbiamo fiducia in voi, sta cominciando un nuovo ciclo, ecco, cominciamo a giocare le basi tutti insieme, non vi saremo vicini. Okay. Certamente quello che chiedo è di aiutare questa squadra, queste ragazze, perché ci saranno dei momenti bui, ci saranno dei momenti di gioia, perché sicuramente noi riusciremo a far innamorare la gente con il bel gioco. Però il bel gioco speriamo di far sì che con il gioco cominciamo anche le partite. Certo, Gigi, passiamo un attimo alla parte tecnica. Secondo te, chi ha più aspirazioni alla promozione diretta? Perché poi
mi sembra che i playoff siano stati allargati, per cui c'è una grande forbice. Ecco, questa è la cosa bella di quest'anno, perché vedi, al di là del fatto che comunque per la riforma dei campionati quest'anno in prima divisione non ci saranno retrocessioni, e quindi per dare, diciamo, un po' più di interesse sono stati allargati i playoff dalla prima direttamente in B, sono stati allargati i playoff dalla seconda alla nona. Però la prima gara, diciamo, il primo turno di playoff, quest'anno saranno tre, il primo turno di playoff sarà solo la gara secca, che si giocherà in casa della squadra meglio classificata. Qua addirittura si rischierà che la seconda in classifica possa, la seconda e la terza, possano essere eliminati dall'ottavo e dalla nona. Perché in gara secca quest'anno sembra addirittura, in caso di parità, si andrà ai supplementari, ma a differenza della finale per l'ammissione alla B, essendo gara unica, si andrà ai rigori e non verrà premiata la squadra meglio classificata. Cioè, da qui l'importanza della posizione in classifica. Sì, sarà importante perché giocherà in casa, però rischi dopo un campionato che casomai perdi per un punto, perdi per una disattenzione, rischi addirittura pure di essere poi eliminato dalla non classifica. Comunque, per quello che si prospetta, bisogna innanzitutto vedere cosa decideranno per quanto riguarda la suddivisione dei due gironi. La composizione dei due gironi. Ecco Gigi. Essere fatto dividendo metà l'Italia, credo che nel girone nostro, diciamo quello girone B, sarà veramente un bel vedere con società come Benevento, Lecce, Perugia, Salernitana, lo stesso Frosinone, che hanno veramente fatto grandi cose, soprattutto Benevento e Perugia, Benevento e Perugia a livello di investimenti per cercare la promozione. Non dimentichiamo, poi c'è la Salernitana. Questo era veramente un girone incredibile, un girone incredibile dove alla fine solo due saranno premiati. Certo, Gigi, sarà un buon trampolino di lancio per gli arbitri, perché poi a questo punto mi sembra che la classe arbitrale dovrebbe avere un grande vantaggio di queste partite, che praticamente non saranno sicuramente esasperate alla ricerca del pareggio, ma piuttosto della vittoria. Ma guarda, sai che la C è un trampolino di lancio anche per gli arbitri, e poi saranno, secondo lancio, arriveranno nella massima serie. Non credo che comunque queste partite abbiano un minore interesse, nonostante che non ci sia retrocessione. La classe arbitrale comunque sarà chiamata all'impegno ancora più forte, perché in questo momento, diciamo, manca la grande figura, la grande arbitro di personalità, manca molta personalità tra gli arbitri. Auguriamoci che le nuove leve che stanno arrivando, stanno così coltivando, ci riportino un po' ai livelli dei Collina, dei Braschi, dei Messina, degli Agnolin, cioè di gente dal polso e dal cielo di grande personalità. Gigi, ma io dicevo che tu hai ragione, però io mi riferivo al girone di ritorno, perché il girone di andata si combatterà veramente, perché una volta che probabilmente la classifica dovrebbe essere divisa in due parti, praticamente è difficile poi recuperare punteggi sulle altre, quando dall'altra parte le squadre che stanno, che ormai non possono più raggiungere i playoff, chiaramente potrebbero mollare. Questo è il mio concetto, ecco perché è un campionato comunque difficile e bisogna partire bene, non so se tu sei d'accordo. Concordo pienamente con te, ecco perché hanno cercato comunque di allargare diciamo, a quattro squadre in più quest'anno i playoff, con la speranza di far sì che almeno si lotti fino alla fine. Certo, Gigi, io ti ringrazio moltissimo. L'ultima tua considerazione, vorrei sapere chi è per te la favorita per la promozione diretta in Serie B.
delle meridionali, ecco, delle meridionali. Qualora nel girone ci fossero Benevento, Salernitana, Lecce, Perugia, Frosinone, tutte insieme, sarebbe veramente difficile poter dire, diciamo un 20% a testa, anche se diciamo, ecco, con tutta sincerità, Rodrigo Rito meriterebbe finalmente di l'augurio di cuore di arrivare qui per l'ennesima volta. Quest'anno comunque ha fatto investimenti importanti, e poi lo auguro di cuore soprattutto per il mio amico Pastore, che mi auguro sia riuscito a dare credibilità, e soprattutto con la sua personalità riuscirà a imporsi e far capire quanto sia importante un uomo di campo, un uomo di spogliatoio per una società, cosa che praticamente Rigolito non aveva fatto negli ultimi anni, forse ci ha capito, e sicuramente verrà ripagato con Pastore, perché chi c'era soprattutto l'anno scorso era veramente roba da ridere. Certo Gigi, io ti voglio ringraziare, perché intervistare te, per noi giornalisti andiamo a nozze, per la tua grande competenza calcistica. Ti ringrazio. No, è la verità, Golden Goal ti sarà vicino quest'anno. Speriamo di dimostrare. Ma Gigi, tu non devi, sinceramente non devi dimostrare più nulla, onestamente, devo dirti la verità. Io soprattutto devo sempre dimostrare qualcosa. Va bene, sei un grande sportivo. Grazie a voi, grazie. Di niente, ti saluto, ciao Gigi.